Quindi Ato Gold President, Anaya, perdona, ti danno a me. Questi sono i 5 partecipanti al premio del futuro nastro azzurro. 3.500 metri percorso nello steeple con Tutandane che ha assunto il comando delle operazioni. Saltata la prima scelta, adesso si va alla seconda con Tutandane sicuro, con Raffaele Romano in sella. Cavalli che completano la piegata, vengono sotto la dirittura d'arrivo per il primo dei tre passaggi. Tutandane passa per primo sull'ostacolo, poi c'è il numero 4 di Perdono, quindi Aken a seguire, poi Anawa e Golden President. Hanno preso vantaggio i due in testa, c'è Tutandane e Perdono. Si va ancora alla Siete, il prossimo ostacolo sarà l'Arginello con Siete posto quasi alla fine della curva. E dall'Arginello con Siete si passerà al muro. Tutandane è sempre sicuro nel percorso, procede a ritmo abbastanza sollecito da Raffaele Romano. Ha saltato l'Argello con Siete, adesso va all'assalto del muro. Saltato anche questo ostacolo, sempre al comando Tutandane, in seconda posizione per noi, sono vicino agli altri, siamo sulla retta apposta a quella di arrivo. Con Raffaele Romano, sicuro leader di questa seconda corsa, poi nastro azzurro. Saltata anche la Siete. Completata la dirittura, si va nella seconda piegata. Ancora una Siete da saltare. Tutandane netto leader di questa seconda corsa, con Raffaele Romano sicuro in sella. Cavalli che stanno per completare anche la seconda piegata, dopodiché passeranno davanti alle tribune e saltare la Siete per affrontare prima la Riviera e poi la Fence. Tutandane al comando, ha preso buon margine a Perdono, va a saltare la Riviera, saltato in questo momento Tutandane, saltato anche da Perdono, saltato anche da Aken e da tutti gli altri, adesso si va alla Fence con Tutandane ancora leader, Perdono in seconda posizione, quindi Aken più discosto, si va alla Fence, la salta Tutandane, la salta anche Perdono, la salta anche Grinias, Aken, chiedo scusa, la salta anche Anawa, e quindi Golden President si va in Siete e si affronta la terza piegata del percorso. Dopo la Siete ci sarà ancora l'Arginello con la Siete da affrontare, quindi il muro. Tutandane è sempre un leader, Perdono che cerca di non perdere contatto dal battistrada. Superato l'Arginello con la Siete, anche Perdono lo fa. Completata la piegata si va a saltare il muro e quindi si va in retta apposta. Tutandane sempre al comando, Perdono in seconda posizione, in terza si avvicina Anawa, quindi Aken che ha perso qualche posizione, cavalli sulla retta opposta a quella di arrivo. Mezzo giro abbondante alla conclusione della corsa, si salta ancora la Siete, Bonetti Tutandane al comando, ma il suo vantaggio è leggermente diminuito, Perdono si è rifatto sotto così come Anawa che sta facendo una buona corsa. Cavalli che vanno a saltare ancora una Siete, ultima piegata del percorso con Tutandane adesso attaccato da Anawa, quindi Perdono, Anawa che ha risalito posizione su posizione, adesso è il secondo, Tutandane deve difendersi dall'allievo di Dominic Pacusca, Tutandane al comando, poi Anawa, quindi Perdono. Raffaele Romano sempre leader all'imbocco della retta conclusiva con Tutandane al comando sotto l'attacco di Anawa. Tutandane deve respingere Anawa che invece mette in campo i passi migliori. Anawa è passata e forse Raffaele Romano l'ha persa questa corsa in quel primo giro parecchio allegro. Anawa viene a vincere, favorito a grande larga al secondo posto, Tutandane al terzo posto. Eh sì, ordine di arrivo ufficiale, favoriti gambe all'aria, come diceva il telecronista dall'Italia.